Progetto Pappa Fish introduce il pesce fresco locale nelle messe scolastiche regionali insieme a percorsi didattici integrati. Il pesce servito nelle messe scolastiche non proviene quasi mai dai nostri mari, mentre si preferiscono specie esotiche, poco nutrienti e a basso costo. A farne le spese sono l'ambiente, i bambini e anche i nostri pescatori. L'Adriatico è un mare generoso che offre non solo pesce azzurro, ma anche specie meno commerciali, il cosiddetto pesce povero. Al contrario, ricco di sapore e di preziosi elementi nutritivi. Se oggi molte famiglie riconoscono l'importanza della filiera corta per carne, frutta e verdura, perché non scegliere anche il pesce a miglia zero? Noi bambini dovremmo mangiare pesce almeno 2-3 volte alla settimana, lo dice il Ministero della Salute. Nel pesce ci sono tanti omega 3, vitamine, sali minerali e proteine che ci fanno bene per crescere sani e forti. Il pesce non ci piace tanto, resta sempre nel piatto. Lo scopo del progetto Pappa Fish è avvicinare i bambini al consumo di pesce, educandoli al valore della biodiversità. Bambini siamo i veri protagonisti. Con Pappa Fish impariamo, sperimentiamo, cuciniamo. Così abbiamo imparato che il pesce non solo è buono e fa bene, ma che è anche divertente. Abbiamo scoperto il mondo di Pappa Fish in aula e a mensa. Vista, tatto, gusto, olfatto. Con tutti i nostri sensi abbiamo esplorato il mondo sottomarino. Come Robinson Crusoe abbiamo vissuto fantastiche avventure. Abbiamo conosciuto le specie dell'Adriatico. E alla fine abbiamo raccontato le nostre storie a teatro. Abbiamo anche provato a cucinare e gustato ricette appetitose. Pasta con il ragù di pesce, polpettine di pesce azzurro, sardoncini impanati. Da mangiare con le mani. Pappa Fish è un'esperienza unica per la numerosità degli attori coinvolti. Oltre 25.000 alunni, più di 280 scuole, 42 comuni, circa 700 pasti serviti in un anno per 90 tonnellate di pesce consumato. Un successo indiscusso. I bambini non lasciano più pesce nel piatto. Dall'inizio del progetto lo scarto si è praticamente azzerato. Il progetto ha anche il merito di aver offerto nuove opportunità per il settore locale della pesca e dell'itticoltura. Pappa Fish è diventato un caso studio da parte del Lifelong Learning Program, il programma dell'Unione Europea che sostiene la formazione permanente. Prevede ogni anno un giorno di festa speciale, il Pappa Fish Day, che racconta tutti i lavori svolti dagli alunni alle famiglie e alla città. Buon appetito a tutti!